Per quanto riguarda, diciamo, gli obiettivi, noi vorremmo, che il master potesse dare a tutti i partecipanti una formazione sulla metodologia da applicare, quando abbiamo, un bambino con disabilità che ha bisogno di un intervento riabilitativo, una valutazione multidisciplinare che porta alla definizione di un progetto riabilitativo da cui deriva un programma riabilitativo che è diciamo, la selezione dei tempi e delle tecniche e l'applicazione delle stesse per raggiungere gli obiettivi previsti nel progetto riabilitativo. E poi la necessità di un follow-up. E questi aspetti li affronteremo in tutte le patologie dell'età evolutiva che hanno una base organica. Quindi cominceremo dalla patologia neurologica più frequente, che è la paralisi cerebrale infantile, poi affronteremo gli altri quadri di lesioni cerebrali acquisite, dai traumi cranici, ai tumori cerebrali, dallo stroke alle encefaliti e così via, fino ad arrivare alle lesioni spinali e alle patologie di tipo genetico e su base metabolica. Per tutte queste patologie noi daremo gli strumenti per fare una valutazione il più possibile oggettiva. Spiegheremo, ci saranno una serie di applicazioni, la metodologia per arrivare a definire questi aspetti, il progetto, il programma, il controllo e anche i tempi, e affronteremo poi più nel dettaglio i vari interventi, dalla parte motoria alla parte sensoriale, alla parte cognitiva, fino ad arrivare a aspetti più, diciamo, specifici, come per esempio le problematiche respiratorie o le problematiche di deglutizione, problematiche di tipo internistico di questi bambini. Quindi, ho raccontato tutto ciò che ha a che fare con la presa in carico di un paziente con questo tipo di disabilità e non solo il paziente, ma anche la sua famiglia, perché sapete che quando abbiamo a che fare con un bambino non possiamo prescindere nell'intervento dal coinvolgimento anche della famiglia in senso allargato, quindi compreso i fratelli se ce ne sono. E visto che ci occupiamo di bambini, ovviamente i genitori sono giovani, quindi spesso ci sono altri fratelli e sorelle che sono comunque coinvolte da questo punto di vista. Un altro aspetto che vi voglio dire è che questa formazione prevede delle verifiche, sono due verifiche, una intermedia e una finale, dei project work, che saranno all'inizio molto guidati e supervisionati, e poi invece dovrete essere in grado di fare voi i project work che poi saranno valutati, dovrete anche presentare agli altri e sostenere le scelte che avete fatto. E al termine c'è la necessità di realizzare una tesi su un ambito che voi deciderete e che verrà presentata alla discussione. Quest'anno abbiamo due tipi di modalità di partecipazione, considerando la situazione del Covid che ha stravolto di corso precedente. E quindi quest'anno abbiamo una versione tutta FAD, con formazione a distanza, è una versione invece dove il 50% è in FAD e l'altro 50% è in presenza. In entrambi i casi è necessario fare un tirocinio formativo che noi speriamo di riuscire a organizzare all'interno del nostro ospedale o di altre strutture con cui siamo convenzionati.
Purtroppo quest'anno siamo riusciti a farlo solo in parte, perché poi con il Covid e una serie di regole sia per gli spostamenti sia per la frequenza in ospedale siamo riusciti a realizzare solo in parte. Però insomma speriamo che questa situazione possa migliorare abbastanza rapidamente, in modo da consentire poi a tutti quelli che ne vogliono fare richiesta di fare anche un tirocinio in presenza anche all'interno del nostro ospedale, se lo desiderano. Il master, avete visto dal programma, ha una serie di aree che portano alla fine i crediti formativi al numero richiesto perché il titolo di studio sia considerato valido dal punto di vista legale dal Ministero, e quindi lo potete spendere nei vari ambiti. Le patologie, diciamo, ve l'ho un po' accennato, quelle che sono le patologie di cui ci occupiamo. Sulle tecniche di intervento sicuramente noi affronteremo tutte le problematiche. Avrete sia la formazione su quelle che sono le attività nei settori della palestra, avremo anche una formazione in ambito robotico per la parte del movimento. Avremo anche una formazione sulle problematiche del linguaggio e della comunicazione non verbale. Però attenzione, il nostro è un master che si rivolge all'intervento riabilitativo a 360 gradi, ma la parte logopedica, la parte più specifica del logopedista, viene trattata in un master ad hoc. Quindi non è questo il master, se avete un interesse specifico per le problematiche del linguaggio e della comunicazione. Diciamo che il master utilizzerà nel modo migliore le competenze che abbiamo all'interno del nostro ospedale. Il nostro ospedale è l'ospedale pediatrico, diciamo, più grande d'Europa, con oltre 600 letti di degenza. All'interno di questi 600 letti, 50 letti sono di neuroriabilitazione. Non c'è nessun altro ospedale, né italiano né europeo, che ha 50 letti di neuroriabilitazione all'interno di un policlinico pediatrico. Questo ci consente di gestire qualsiasi tipo di patologia a qualsiasi fase della malattia, a qualsiasi età. Noi abbiamo i bambini piccoli che arrivano alla nostra terapia intensiva neonatale, pesano magari 2 kg, 3 kg quando arrivano da noi. Abbiamo i tumori cerebrali, abbiamo gli stroke, abbiamo i traumi cranici, abbiamo i tumori, abbiamo le lesioni spinali. E tenete presente che il nostro ospedale è un riferimento nazionale, per cui oltre il 60% dei nostri pazienti arrivano da ospedali esterni al nostro, soprattutto dal centro-sud e isole, ma per alcune patologie complesse anche dal nord Italia. Ecco, tutta questa esperienza la mettiamo a disposizione dei partecipanti al master, che avranno possibilità di sentire e di seguire lezioni non solo dei medici e dei psicologi, ma anche di tantissimi terapisti che quotidianamente svolgono la loro attività. Sull'organizzazione del master, il master prevede dei weekend, di solito un weekend al mese, il sabato a domenica, oppure un weekend lungo, venerdì, sabato, domenica, secondo degli argomenti, dell'importanza dell'argomento e della necessità di trattare in modo estensivo l'argomento. Poi sono previste 2 settimane intensive, dal lunedì alla domenica, una a luglio e una a settembre. In quella a luglio affronteremo tutte le problematiche relative allo sviluppo del bambino con paralisi cerebrale infantile, dalla nascita fino alla stazione eretta, al cammino, compreso tutti gli ausili, le ortesi, le modalità di gestione della spasticità e così via. Nella parte invece della settimana intensiva di settembre affronteremo tutte le altre patologie diverse dalla PC, e quindi avremo i
cronici, tumori cerebrali, lesioni spinali, malattie neuromuscolari, malattie metaboliche, genetiche e così via. Insomma, quindi affronteremo realmente tutte le patologie dell'età evolutiva. Ecco, questo mi sembra di aver fatto un inquadramento complessivo di quella che è la nostra idea di master, un master che è la seconda edizione. Devo dire che gli studenti precedenti sono rimasti molto soddisfatti dell'attività, nonostante le difficoltà legate al Covid. Ecco, questa è un po' la situazione. Non so se il dottor Gazzellini, che è il coordinatore tecnico, vuole aggiungere qualcosa da questo, Beh, quello che ho aggiunto. dottor Castelli ha già detto tutto. Si può aggiungere forse, ecco, sottolineare l'eterogeneità del corpo docenti, la multidisciplinarità, perché tra i docenti abbiamo tra i medici, neurologi, fisiatri, neuropsicomotricisti, neuropsichiatri infantili, poi abbiamo psicologi, neuropsicomotricisti, fisioterapisti, logopedisti, insomma. Anche il terapista occupazionale, quindi di fatto poi vedrete Anche sia tecnici ortopedici. tecnici ortopedici, anche gli ingegneri medici. Quindi ci sono lezioni spontanee, più teoriche, lezioni indirizzate alle procedure di assessment e lezioni più pratiche dove vengono descritti i casi clinici. E si parla poi insomma, più nel dettaglio dell'intervento di neuroriabilitazione. Questa formazione si può ottenere anche rafforzandola con un tirocinio in ospedale che mi sembra sia garantito a tutti per Sì, almeno una settimana. compatibilmente con la Covid. Sì, esattamente. Poi insomma, c'è qualcuno riuscito ad attivare anche delle procedure di tirocinio online, insomma, però ci auguriamo che nel corso dell'anno accademico insomma, si possa ritornare anche in presenza. E quindi alcune lezioni poi nella versione blended dovranno essere in presenza e quindi, insomma, nelle nostre previsioni, se dal periodo estivo diciamo, riusciamo poi a ritornare in presenza, ci saranno le lezioni in questa modalità. E poi c'è la stesura della tesi finale, si può fare all'interno del tirocinio, insomma, concordare una tesi, può essere un caso clinico, un lavoro con un piccolo gruppo, e portarlo a termine. Il tirocinio si può svolgere anche fuori dall'ospedale, ovviamente, creando una convenzione ad hoc con un centro di riabilitazione, uno studio. I tempi di attivazione di Humanitas della convenzione per il tirocinio esterno sono molto brevi, insomma, quindi è agevole come modalità. E questo, ecco, magari per chi viaggia, chi è lontano, è un'opzione interessante, insomma, anche per chi lavora. Ecco, una cosa che voglio aggiungere è che nel weekend, tutta la domenica o buona parte della domenica viene destinata alla discussione di casi clinici che si prestano a esemplificare quello che è l'argomento del weekend, quindi dell'ambito di cui si discute in quel weekend. Quindi molto spazio è lasciato, riservato proprio alla discussione dei casi clinici con sempre supervisionati, con tutor, alcuni casi ovviamente li potete portare anche voi alla discussione, se seguite già dei pazienti, avete qualche paziente che può essere particolarmente interessante, oppure che è complesso, volete un parere, volete portare alla discussione il vostro lavoro, ovviamente siamo molto felici di poter fare questa cosa, di metterla a disposizione di tutti i partecipanti. Quando abbiamo pensato a questo master,
L'idea era quella di coinvolgere tutto il team riabilitativo, quindi non solo i fisioterapisti e ma anche le altre figure professionali nell'ambito della riabilitazione, e avevo pensato anche ai medici, al psicologo, cioè a tutte le persone che entrano nel team riabilitativo. Abbiamo presentato quindi questo nostro master alla MIUR perché venisse riconosciuto il titolo acquisito al termine del percorso formativo. Come dicevo, abbiamo proposto questo master per tutte le figure professionali che entrano all'interno del team riabilitativo. Però il MIUR, facendo riferimento alle famiglie professionali, ha autorizzato il master solo per due figure, che sono quelle indicate nel Declian, che sicuramente avrete scaricato dal sito dell'Humanitas, e cioè il fisioterapista e il terapista della neuropsicomotricità dell'età evolutiva. A noi questo è un po' spiaciuto e ci spiace tuttora, perché avremmo preferito fare una formazione che potesse coinvolgere tutti i membri del team. Sicuramente sarebbe stato anche più arricchente per ciascuno di noi potersi confrontare tra varie figure professionali, però così è, e quindi dobbiamo accettare questa decisione del MIUR. Vi racconto questa storia anche perché nelle settimane precedenti la segreteria dell'università ha ricevuto alcune richieste da parte di altre figure professionali che chiedevano come mai non fossero state coinvolte nel nostro master, non potessero quindi iscriversi.